questo aspetto voglio procedere già alla appunto alla terza call to action. La terza call to action che si ricollega a quello che abbiamo detto appunto adesso, proprio adesso, quindi la pianificazione iniziale, l'analisi dei mercati. La terza call to action che vi consiglio di scrivere, quindi mi raccomando scrivete, la terza call to action è verificare quali sono le nazioni, è una call to action molto pratica, quindi terza call to action è verificare quali sono le nazioni più interessanti per poter vendere i propri prodotti online, e per fare questo possiamo utilizzare Google Trends, quindi fare questa verifica all'interno di Google Trends. Google Trends è uno strumento che spesso consigliamo perché è uno strumento totalmente gratuito che contiene tutte le informazioni, tutti questi dati da parte di Google, e che permette veramente di andare a inserire determinate parole chiave all'interno di Google Trends per capire dove un determinato prodotto ha più ricerche, dove, qual è la stagionalità di un prodotto, quali sono i prodotti correlati che stanno crescendo di più. A livello geografico veramente permette di capire qual è la nazione, qual è la città, qual è la regione e quali sono le nazioni dove quel determinato prodotto è più richiesto. Quindi riusciamo veramente ad avere una mappa globale completa di tutto il mondo e capire dove quel determinato prodotto è più richiesto, ha più ricerche e di conseguenza è più venduto. Questo ci permette veramente di fare un'analisi molto velocemente e ci permette di capire, di fare una pianificazione di quali potrebbero essere le nazioni e le lingue più interessanti per poter tradurre per esempio il nostro e-commerce, per poterci internazionalizzare. Quindi andate su Google Trends, inserite i vostri prodotti, dei prodotti correlati piuttosto che appunto i prodotti dei concorrenti, e selezionate tutto il mondo, selezionate gli ultimi 5 anni e da lì andate a vedere effettivamente negli ultimi 5 anni qual è stato l'andamento, perché un altro aspetto molto importante di Google Trends è che ti permette di vedere l'andamento storico negli ultimi anni delle ricerche su un determinato prodotto all'interno di una specifica nazione. Quindi noi possiamo anche vedere che per esempio negli Stati Uniti magari c'è stato un picco in un determinato anno e da lì c'è stata una crescita oppure una decrescita. Quindi da lì possiamo veramente riuscire a stimare, a vedere, a pianificare se conviene andare in quel mercato, entrare con un determinato prodotto, oppure se il trend è decrescente, quindi non conviene entrare all'interno di quel mercato. Così come possiamo magari scovare determinate nazioni che magari non avevamo considerato nella nostra pianificazione iniziale e che sono invece estremamente interessanti per i nostri prodotti. Questa, mi raccomando, appunto, è un'attività da fare subito nella fase iniziale di pianificazione, quando vogliamo intraprendere, internazionalizzare il nostro e-commerce e vendere all'estero grazie al web. È una cosa veramente molto semplice, che l'azienda sia business to business o business to consumer, qualsiasi attività faccia, è molto interessante anche per chi vende offline. Perché? Perché ti permette veramente di capire, ok, potrebbe essere interessante andare in quella specifica nazione e aprire una rete distributiva, una filiale. Perché? Perché vediamo che rispetto all'Italia, e lì Google Trends fa proprio un confronto rispetto all'Italia, rispetto alle nazioni che ci interessano, vediamo qual è il livello di ricerca. Quindi magari vediamo che il livello in Italia è 10 e invece negli Stati Uniti è 100. Quindi da lì possiamo veramente fare anche un confronto diretto da parte delle nazioni, oltre che vedere la storicità delle richieste e delle esigenze degli utenti, e anche trovare dei prodotti correlati. Quello è molto molto importante. Se ti è piaciuto questo video, metti mi piace e condividilo con i tuoi amici. Se vuoi rimanere aggiornato, iscriviti al canale, e se vuoi interagire con noi, clicca il tasto qui sotto e iscriviti al nostro gruppo riservato. Ciao, ciao, prossimo video!